Si parla in un convegno questa mattina a Palazzo di Città di Trasparenza, non è mancata la polemica. Carlo Masci, avete distribuito al pubblico presente in aula consiliare degli articoli di giornale piuttosto eloquenti, perché? Sì, perché poi i convegni sulla trasparenza lasciano il tempo che trovano di fronte ad un'amministrazione che di trasparente non ha nulla. Abbiamo distribuito un collage di articoli di giornale dove ci sono le intercettazioni di Alessandrini e dei suoi compagni, dove si parla delle ordinanze fantasma. Questa è un'amministrazione che dal punto di vista della trasparenza fa esattamente il contrario nel momento in cui dice che organizza incontri con i dirigenti e con gli amministratori per trovare il modo di eludere le contestazioni dell'opposizione oppure per fare ordinanze che poi hanno avuto un eco nazionale ed internazionale. Ma anche la vicenda dei pini di Via Regina Margherita, dove nessuno l'altro ieri sapeva che ci sarebbe stata una mattanza, 19 pini che sarebbero stati tagliati, meno male che li abbiamo bloccati attraverso la soprintendenza, e continuano così questi amministratori e fanno anche i convegni sulla trasparenza. E noi per questo abbiamo distribuito in maniera tranquilla, serena, senza creare problemi, questo collage di articoli che dimostra quanto non sono trasparenti.